la più delusa comunque, stando a quanto scritto dal settimanale Oggi, sarebbe proprio la bionda presentatrice. La rivista ha infatti riportato nel suo ultimo numero questa indiscrezione. A Mediaset sono molto insoddisfatti per gli ascolti di Balalaika. La più delusa dal responso dell'Auditel, dicono, sia però Ilaria Blasi. La conduttrice delle Iene non avrebbe fino ad ora dichiarato nulla a riguardo, tuttavia, chi lavora dietro le quinte accanto a lei avrebbe giurato di aver visto Ilaria molto agitata e preoccupata. Pare che la conduttrice dietro le quinte non faccia nulla per mascherare nervosismo e agitazione. Continua dopo la foto, dopo gli ultimi due anni di successo, la Blasi sta infatti incassando il suo primo buco nell'acqua. Per questo infatti Ilaria starebbe ora indirizzando tutte le sue forze sulla sua prossima fatica lavorativa, che la vede occupata nel ruolo di presentatrice dei Windsume. Insomma, sembra proprio che l'estate 2018 non sia iniziata nel migliore dei modi per Ilaria Blasi. La nota conduttrice, occupatissima durante le prossime settimane, non sarebbe infatti soddisfatta dei risultati Auditel che si sta portando a casa il suo Balalaika. Continua dopo la foto, persino l'azienda di Pier Silvio Berlusconi sembrerebbe delusa per i bassi picchi di share del programma. La presenza della moglie di Totti, ma anche di Belen Rodriguez, sembrerebbero non essere servite, e la trasmissione sui mondiali di calcio fatica sempre di più a catturare l'attenzione dei telespettatori. Ilaria, che ha alle spalle un glorioso successo con ben due edizioni del Grande Fratello V e delle Iene Show, non può quindi permettersi di sbagliare ancora. Continua dopo la foto, secondo le ultime indiscrezioni, la Blasi avrebbe quindi accantonato momentaneamente l'obiettivo di risollevare le sorti del programma calcistico per pensare al suo futuro professionale più vicino. Per chi non lo sapesse tuttavia, il programma, nella versione Balalaika verso la finale, tornerà da sabato 30 giugno, in occasione dei primi ottavi di finale. La aspettiamo lì. Ti potrebbe anche interessare.